Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese stamattina è a Napoli per partecipare in prefettura al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica e alla sottoscrizione dell'accordo per la promozione e l'attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata per lo sviluppo della città di Napoli, insieme con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il prefetto di Napoli Claudio Palomba, oltre ai vertici della magistratura napoletana con i quali si sta discutendo della situazione della sicurezza nell'area metropolitana. Il ministro ha dichiarato che la cooperazione tra le istituzioni e con le diverse componenti della società civile è un modello non solo possibile ma indispensabile e che il tema del crimine minorile non può essere considerato un fatto esclusivamente delinquenziale, ma va inquadrato nel contesto più ampio del disagio giovanile. La risposta quindi deve incidere su questi stessi fattori prima ancora che consistere in aspetti di natura repressiva. Il tema della sicurezza in una città come Napoli, in una regione come la regione Campania, è un tema centrale. Noi sappiamo tutti benissimo che se non saremo in grado di garantire sicurezza ai nostri concittadini, tante idee legate allo sviluppo di questa città e ovviamente dell'area metropolitana resteranno delle buone proposizioni, ma non si concretizzeranno in un reale cambiamento della realtà. In questo accordo ci sono dei punti che io ritengo molto importanti. In primo luogo il tema dell'uso delle tecnologie per il controllo del territorio. Oggi la scelta di investire nella videosorveglianza, non solo nell'installazione delle telecamere, ma anche poi nella gestione delle telecamere, nell'integrazione dei sistemi di videosorveglianza che stiamo condividendo in sede di Comitato di Ordine e Sicurezza, che è un aspetto molto importante, cioè quindi un uso integrato di queste tecnologie. Questo investimento, insieme a un investimento che noi ci auguriamo di fare come Comune, sull'illuminazione pubblica, che è un altro elemento fondamentale per garantire, per aumentare anche la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. E questo primo investimento, io lo ritengo un investimento necessario, la Regione sarà vicina a noi, io mi auguro anche, sono convinto ovviamente che anche il Governo nazionale lo farà, che noi abbiamo aree della città che sono oggi fortemente a rischio, penso alla situazione di Fuorigrotto nella zona occidentale, Ponticelli nella zona orientale, dove i sistemi di videosorveglianza sono quasi assenti e quindi noi abbiamo la necessità oggi di fare un'accelerazione in questa direzione. C'è poi un altro aspetto che viene ricordato in questo protocollo, che è il tema dell'integrazione delle azioni di controllo del territorio con quelle di promozione sociale. Come promozione sociale mettere al centro l'educazione, quindi il tema della scuola, il tema della dispersione scolastica che è stata aggravata anche dall'emergenza Covid, diventa cruciale per fare in modo che si possa investire sul futuro. In tanti territori abbiamo difficoltà importanti nel tenere i ragazzini a scuola e questo. Le azioni che sono state portate avanti in questi anni ci hanno insegnato che noi non possiamo distinguere l'approccio di tipo educativo con l'approccio di tipo sociale. Se noi non siamo in grado di poter far capire ai ragazzi e anche alle loro famiglie che investire nella scuola significa investire nel futuro, alla fine sembra quasi che ci sia un conflitto tra l'istituzione pubblica e la famiglia. Quasi come noi volessimo sottrarre i ragazzini alle famiglie per fare una cosa che loro reputano inutile. Ecco, quindi credo che l'integrazione delle azioni tra le azioni di sostegno al sistema educativo con le azioni di sostegno alla famiglia, soprattutto nelle aree più degradate della nostra città, di sostegno anche al lavoro delle famiglie, è molto importante perché questo ci aiuta ad avere un approccio integrato che consente quindi una maggiore efficacia nelle iniziative di contrasto alla dispersione scolastica. I temi del lavoro, ricordavo il Presidente De Luca, io sono perfettamente d'accordo con il suo approccio, noi oggi abbiamo una grande emergenza lavorativa, a cui dobbiamo dare una risposta, e
perché ai bisogni si dà una risposta, ma questa risposta deve essere una risposta chiara, deve essere legale, deve essere trasparente e deve evitare fenomeni che si sono verificati nel passato che hanno amplificato i problemi invece che ridurli. Quindi l'utilizzazione dei fondi del PNRR per dare una risposta soprattutto ai tanti giovani che non studiano e non lavorano nella nostra città, nella nostra area metropolitana, è uno strumento, è un approccio per noi indispensabile. Lo dobbiamo fare con molta chiarezza, col sostegno al governo nazionale, al Ministro del Lavoro, in maniera tale da fare in modo che questi lavori di pubblica utilità di cui noi abbiamo bisogno siano anche e soprattutto un'occasione diciamo, di affrancamento e anche diciamo, di promozione sociale di queste persone. Però lo dobbiamo fare in una logica di massima trasparenza, di massima legalità e su questo credo che l'impegno della Prefettura sia molto importante per identificare in maniera chiara i beneficiari. E fare in modo che poi questi beneficiari siano tutti nell'ambito del perimetro della legalità. Un altro punto, e poi mi avvio rapidamente alla conclusione, che viene molto diciamo, sottolineato in questo accordo è anche la necessità di avere strumenti efficaci per un miglior controllo della vita cittadina. Questo significa parcheggiatori abusivi, questo significa vendita di materiale contraffatto, questo significa regolazione dei tempi di apertura e chiusura degli esercizi in orario notturno. Quindi noi abbiamo bisogno di una città più regolata, che non significa reprimere l'iniziativa privata o la libera espressione dei cittadini, ma significa garantire quel giusto equilibrio tra diritti e doveri di tutti che è alla base di qualsiasi convivenza civile. Per far questo, noi, questo è un tema che io sottolineo ringraziando la Ministra che ci è stata vicina in questi ultimi mesi sulle problematiche relative alla proroga dei nostri vigili urbani, che è un tema per noi molto, molto ringraziamo anche il Capo Gabinetto. Tema perché insomma, che abbiamo dovuto affrontare, è stato il primo tema che ho dovuto affrontare appena mi sono insediato. Noi abbiamo oggi la necessità di avere un rafforzamento sia in termini di personale che in termini di dotazione del corpo dei vigili urbani. Questo credo che sia un problema di tutta l'Italia, però questo è un problema che abbiamo soprattutto a Napoli, dove abbiamo un forte sottorganico e un corpo molto anziano, con un'età media intorno ai 60 anni. Chiaro che se noi vogliamo controllare il nostro territorio di una città così complicata come la nostra città, dobbiamo farlo con l'organizzazione, con l'efficienza, ma lo dobbiamo fare anche con un corpo che sia numericamente sufficiente, che sia giovane e che abbia anche le dotazioni tecnologiche di cui oggi c'è bisogno. Quindi credo che diciamo, uno sforzo a livello nazionale, e di questo sono convinto che la Ministra Lamorgese si farà interprete di questa nostra richiesta, che riguarda tutti i comuni, soprattutto quelli che stanno più in difficoltà come noi, diciamo, di investimento sulla Polizia Municipale, questo credo che sia molto utile per fare in modo che i nostri principi, la nostra volontà di maggiore sicurezza delle città poi si traduca in strumenti operativi efficaci anche per in un certo senso evitare che poi tutto questo sforzo ricada sulle forze dell'ordine che già sono fortemente impegnate sul territorio per contrastare le tante illegalità con cui noi dobbiamo combattere ogni giorno. E che io penso che l'idea di condividere poi questo percorso non solo a livello istituzionale, rispetto al quale voglio sottolineare proprio in questa sede la grande collaborazione che ho riscontrato in queste settimane con tutte le istituzioni, con le forze dell'ordine, con la magistratura, ognuno nel proprio, ovviamente nel rispetto dei propri ruoli, ma con uno spirito di condivisione di un percorso che è un percorso molto importante, ma anche con il coinvolgimento della società civile e dell'associazionismo,
che in alcuni territori rappresenta veramente una forza straordinaria per contrastare i fenomeni di illegalità, soprattutto i fenomeni di criminalità organizzata, che presidiano e soffocano pezzi della nostra città. Noi come istituto, come comune, chiaramente cercheremo di fare il massimo in questa direzione per tutte quelle che sono le competenze che riguardano il comune. Già stiamo operando su alcuni punti critici insieme ovviamente alle altre istituzioni, a partire dalle azioni di legalità e trasparenza sulla gestione del patrimonio comunale. Questo è, insomma, è un lavoro, è un percorso che richiede del tempo, ma sono sicuro, sono assolutamente convinto che se manterremo questo passo, riusciremo ad avere questa unità di intenti e avremo anche il sostegno che le risorse, soprattutto il PNRR, ma anche le risorse ordinarie, ci può, questo sostegno che può diciamo, alimentare le azioni che noi vogliamo portare avanti, sono convinto che riusciremo a dare una risposta concreta ai bisogni della città, ovviamente soprattutto a quelli delle fasce più deboli, dei giovani, e questo chiaramente responsabilizzerà anche i cittadini per fare in modo che questo sforzo sia veramente uno sforzo corale, che è l'unico modo per poter poi ottenere dei risultati concreti nella trasformazione e nella risposta a quelle che sono le necessità della città. Grazie.